Buongiorno a tutti, apriamo questa nuova edizione di SkyTG24 con una notizia che arriva dalle Marche. Aquisgrana, capitale di Carlo Magno, è nel Piceno? Secondo gli studi del professor Canevale, docente in pensione di storia dell'arte, l'antica Aquisgrana, capitale dell'impero carolingio, non è situata ad Aachen in Germania, ma a San Claudio, nella Val di Chienti, in provincia di Macerata. E se, dopo una rilettura più critica delle fonti storiche, la sua teoria fosse confermata dalla storiografia ufficiale, si rivoluzionerebbe tutta la storia. E per saperne di più, ecco l'intervista al professor Canevale, il servizio di Lucia Vintia. Professor Canevale, da anni lei è impegnato in questo lavoro di ricerca. Da cosa è nato il suo interesse verso la storia di Carlo Magno? E avvertivo il mistero di una chiesa quadrata, mi impressionava, mi dice solo che questa chiesa era quadrata con un'abside. E risposte non ne avevo. Come legarlo storicamente non c'era in nessun posto, né negli studiosi locali che lo mettevano sempre nell'epoca romanica. Il professore afferma inoltre che gli inglesi, dopo la seconda guerra mondiale, fecero degli scavi a Kirbet, al Mafjar, vicino Gerico, e avevano qui scoperto un edificio dei califfi Omayyadi. E io conclusi che questi sono due elementi perfettamente associabili. Carlo Magno era legato ad amicizia col califfo di Baghdad. Ed ancora afferma che in Francia, a Servigny de Pré, nei pressi di Orléans, Carlo Magno aveva mandato Teodulf, un dignitario ecclesiastico, a fare il vescovo Orléans. E Teodulf si era fatto costruire una cappellina dove ritirarsi a pregare. Questa chiesa è quadrata con le crociere. La fonte del tempo dice che era stata costruita imitando la cappella palatina di Carlo Magno. Sui testi c'era la cappella palatina e quella di Aachen. La somiglianza tra Kirbet al Mafjar, Germigny de Pré e Sacrario Argentina. Vi proponiamo anche l'intervento dell'ingegnere Alberto Morresi, presidente del Centro Studi San Claudio di Chienti. L'intervista è di Chiara Costa. Ma perché Carlo Magno ha posto qui la sua sede e non ad Aachen? Ma l'idea nasce nel 715. Quando i franchi in fuga dall'Aquitania, invasa dai saraceni, furono accolti dall'abate di Farfa, il franco Tommaso di Morienna, e dal duca di Spoleto, Faroaldo II, ed ospitati nel Piceno lungo la Salaria Galla. La ricerca del professor Carnevale non solo individua in Italia l'Aquisgrana carolingia, ma colloca nella chiesa di San Claudio le tombe dell'imperatore Carlo Magno e dell'imperatore Ottone III, e nella collegiata di San Ginesio, già chiesa di Saint-Denis, quelle di Pipino il Breve e di sua moglie Berta, padre e madre di Carlo Magno. Queste tombe sono state confermate dalla indagine giornata effettuata nel 2009 e nel 2013. In base quindi ad anni di ricerca e di rilettura delle fonti, sia latine che tedesche, il professor Carnevale afferma inoltre che l'identificazione di Aquisgrana in Val di Chienti permette di localizzare nel Piceno anche la nuova Roma, voluta dall'imperatore, e l'antica Urb Salbia, descritta da Gilberto come un arc sulla sommità del colle, con teatro, terme, piscine, anfiteatro e resti altri edifici. È testimonianza di ciò una tradizione orale, in base alla quale, fino a poco tempo fa, la gente del luogo chiamava questo centro Roma. L'intervista è di Perla Strappo. Ma è proprio vero che tra gli anziani ancora oggi Urbisaglia viene chiamata Roma? Vivendo a Urbisaglia ho constatato che questo paese viene chiamato ancora Roma. Ci sono dei detti che il fiume che scorre vicino è chiamato Tevere. E con questa testimonianza si conclude il servizio speciale per Sky TG24. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i canali Sky.